Buongiorno ragazzi, volevo ricordare per chi volesse sostenere il canale, lo può fare gratis, solo ed esclusivamente gratis, cliccando su iscriviti ed attivando la campanellina. Volevo fare gli auguri al mio amico Diego da Bari. Ciao Diego, auguri, un bacione, un abbraccio. Ormai sono diversi mesi, ci sentiamo tutti i giorni sulla chat degli esonerati. Simpaticissimo Diego da Bari, un grande auguri Diego, davvero un abbraccio forte, forte, forte. Tra l'altro vi volevo annunciare che la nostra Monica, un'altra sostenitrice del canale degli esonerati, ha adottato un cagnolino bellissimo. A breve passeremo il video. E indovinate come lo ha chiamato? Lo ha chiamato Pinco, grande Monica. A breve Monica farà un video, lo passeremo qua sul video, perché ha preso questo cagnolino che praticamente non si sa dove sarebbe finito. Nonostante lei abbia quattro gatti in casa, ha preso anche questo cagnolino, sta facendo l'inserimento, sta cercando di coadiuvare, di far andare d'accordo cani e gatti. E io so benissimo che non è facile, perché io ho sia un cane che un gatto. Quindi grande Monica, complimenti Monica, altro che donazioni, con tutto rispetto per chi le chiede, sono queste le cose che a me mi stimolano, mi fanno stare bene, mi fanno andare avanti. Tanti di voi hanno adottato un animale, ma perché? Non perché lo diceva Giuse 10 degli esonerati, ma perché a livello mentale erano già predisposti per affrontare un percorso bellissimo, perché io l'ho fatto con il gatto, con il mio gatto che è un trovatello, l'ho preso da un gattile, quindi è una cosa bellissima. Complimenti a chi lo fa. E ripeto, se siete predisposti mentalmente, siete pronti ad avere l'onore di vivere con un animale, chi ci vive lo sa, adottate un cane oppure un gatto. Altrimenti, se volete fare un regalo a questo canale che dovrà battagliare ancora, e vi spiego molto semplicemente perché. Al vostro primo canile, al primo gattile vicino a casa, andate lì, magari comprate del cibo per questi animaletti, oppure date dei soldi direttamente a chi gestisce i canili e i gattili, se li conoscete. Se non conoscete i gestori, magari consiglio di comprare del cibo, un po' di scatoline, un po' di crocchine, come le crocchine che hanno dato anche ai criceti su YouTube, chi ha fatto cattiva informazione, perché ora dobbiamo credere a Oktri a lungo termine, a chi ci diceva che Pinco era ufficiale a 19 euro al mese su YouTube. Dobbiamo credere che Pinco ora dura 3, scusa, dobbiamo credere che la gestione di Oktri sarà triennale, se non addirittura quinquennale. Tra un po' arriveranno a 10 anni. A chi ci diceva Turam Inter, fascicolo chiuso, va al Milan. Cioè, noi dovremmo credere a questa gente qui, che non ne ha mai beccate una. Glass Trust non esiste, Turkish Airlines nuovo sponsor. Dovremmo credere al reverendo, che ora ci sta dicendo, e sta dicendo, diciamo, a tutti i suoi, a tutti quelli che muove con i fili, il reverendo. Vedrete che ora a breve ci sarà una voce unica, dopo la figura di M che hanno fatto, che Oktri gestirà l'Inter per 3-5 anni. Quindi credete pure al reverendo, che aspettiamo ancora Pinco. Pinco sta arrivando. È un cagnolino adottato dalla grandissima, immensa Monica. Vedremo se Oktri sarà all'Inter 3 o 5 anni. Mi raccomando, ricordatevi cosa stanno dicendo. Stanno parlando questi signori che fino a 72 ore fa erano lì che vi illustravano il piano Zhang Pinco fino al 2027, vi illustravano tutte le strategie. Ora, dopo 72 ore, sono passati alle strategie di Oktri triennali, quinquennali. Quindi decidete voi, lascio valutare a voi. Fate vobis. Il signor Zhang fa un comunicato strappalacrime, dopo, diciamo, quel comunicato vergognoso. Dopo quel comunicato vergognoso, fa questo comunicato strappalacrime. Ma io l'ho sempre detto, io sono convinto che lui si fosse affezionato all'Inter. Essere affezionati è un conto, voler bene è un altro, perché quando vuoi bene devi fare delle scelte dolorose, una scelta dolorosa che lui non era pronto a fare. Lo ha messo nero su bianco: non ero pronto a cedere l'Inter. È questo che ha detto Zhang. E quando sei offuscato, quando non sei pronto, rischi di fare danni. Infatti lui non si sa come volesse andare avanti.
con debiti che pagano prestiti del secondo debito del terzo prestito. Quindi Steven Zhang si apre, saluta tutti i tifosi dell'Inter. Secondo me lui ha giocato molto sull'ignoranza di tanti tifosi dell'Inter che non riuscivano a vedere al di là della palla che entrava in porta. Comunque è un capitolo chiuso. Io, Steven, ti auguro tutto il bene di questo mondo. Sei un ragazzo giovane, hai una vita davanti e hai fatto delle cose buone, delle cose che non mi sono mai piaciute, anche a livello comportamentale. Quindi è giusto salutarci. Ciao, Steven. Bacio, un abbraccio, stammi bene. Ciao, ciao. Per quello che riguarda Gudmundsson, ragazzi, Gudmundsson è il giocatore che serve all'Inter perché lui qualche ora fa si è definito un numero 10. Gudmundsson è un giocatore che salta l'uomo, crea superiorità numerica, può stare a sinistra, può stare a destra, può stare dietro le due punte e può stare accanto a una prima punta. Per me è un giocatore clamoroso. Chi segue il canale sa benissimo che io parlo di Gudmundsson da più di un anno, perché se vogliamo parlare di Zigze ci vogliono 50-60 milioni. Gudmundsson è molto più prendibile, anche perché dove gioca lui accettano molte più contropartite rispetto al Bologna, quindi è un giocatore fantastico e io prenderei perché si parla di Dybala, altro giocatore per cui io stravedo, e non solo io, ma Dybala è un giocatore costosissimo, deve pagare comunque 15 milioni di cartellino ed è un giocatore che a livello fisico non ti dà garanzie. Gudmundsson, ragazzi, a me piace tantissimo e mi sembra ieri quando si è definito un numero 10 mi ha fatto godere perché anche io lo vedo come un numero 10, ma lo vedo come un numero 10 che segna tanto e che fa segnare tanto. Quindi io spero vivamente che all'Inter arrivi Gudmundsson, perché davanti, da centrocampo in su, lui può giocare ovunque, tranne in punta centrale. Seconda punta, trequartista, può stare sulla fascia perché salta l'uomo, crea superiorità numerica, è veloce, è un grandissimo giocatore. L'islandese è un grandissimo giocatore. Per quello che riguarda Lautaro Martinez, io ho detto ieri cosa penso, vedremo gli sviluppi. Ricordatevi quello che vi stanno dicendo, che Oltri rimarrà all'Inter 3-5 anni. Segnatevi anche questa perché, cari ragazzi, io ora non so dove le ho messe, ma comunque ho ancora le mie tre chiavette. Tra l'altro, stamattina, a proposito, l'ultima cosa, la Glass Trust non faceva solamente le funzioni per Oltri, non faceva solamente i security agent, lo abbiamo visto, ha fatto un tweet, quindi non hanno indovinato nemmeno quella. Ora vediamo la gestione Oltri triennale e quinquennale e decidete voi se credere a questa gente che fino a 72 ore fa parlava di Zhang Pinco 2027 delle strategie triennali, compreso lo stadio con cui Zhang era già molto avanti. Ciao Vinte, ci becchiamo dopo.